Pantelleria ha smantellato market della droga, i carabinieri arrestano tre persone. Alcamo ricercata da 8 mesi in Venezuela, donna identificata e arrestata dalle fiamme gialle. Palermo, Matteo Messina Denaro condannato a 14 anni di reclusione, la sorella Rosalia. Mazzara, disastro PD alle recenti elezioni, Giuseppe Palermo si dimette da segretario cittadino. Mazzara ha restaurato e funzionante l'antico organo della chiesa di San Michele. Benvenuti al TG Vallo prima pagina. Apriamo con la cronaca. Smantellato market della droga Pantelleria, i carabinieri hanno arrestato 3 persone. Sentiamo. I carabinieri della stazione di Pantelleria hanno arrestato 3 persone. Si tratta di un 19enne pantesco e di 2 stranieri accusati di detenzione, fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari dell'arma, insospettiti dal continuo viavai di persone dall'abitazione dei 2 stranieri, hanno eseguito una perquisizione. Durante il controllo sono stati trovati e sequestrati un panetto di hashish e 6 dosi della stessa sostanza nella disponibilità del 19enne, altri 5 panetti e materiale per il confezionamento della droga nella disponibilità dei 2 stranieri. La sostanza stupefacente e la somma di 700 euro trovata nella casa sono state sequestrate. A seguito dell'udienza di convalida per i 3 uomini è stata disposta la misura dell'obbligo di dimora a Pantelleria, la permanenza a casa durante le ore notturne e l'obbligo giornaliero di presentazione alla polizia giudiziaria. Eseguito un mandato di arresto internazionale nei confronti di una cittadina venezuelana fermata e arrestata dalla Guardia di Finanza di Alcamo. Sentiamo. Una donna ricercata da 8 mesi dalle autorità venezuelane è stata arrestata la scorsa notte dai finanzieri della compagnia di Alcamo nella città di Mazara. L'arrestata è ritenuta responsabile di far parte di un'associazione criminale dedita alle truffe aggravate e riciclaggio. La donna aveva appena finito di partecipare a una festa di compleanno quando, di fronte alla camera prenotata di un albergo mazarese, alcuni militari della compagnia di Alcamo l'hanno fermata per chiederle le generalità. Accertata l'identità e verificato che il nominativo era inserito in una lista dell'Interpol, la donna è stata condotta prima presso la questura di Trapani e successivamente presso il carcere Pagliarelli di Palermo, dove rimarrà a disposizione della Corte d'Appello che deciderà in merito alla richiesta di estradizione avanzata nei suoi confronti dalle autorità venezuelane. La donna, commerciante di origini venezuelane, residente nei Paesi Bassi, è accusata, assieme all'ex compagno e ad una terza persona, di aver truffato un imprenditore intenzionato ad acquistare 50 kg di oro. La donna e i suoi compagni avrebbero fatto credere all'imprenditore truffato che si trattava di oro proveniente dalla banca centrale del Venezuela tramite la società che gestivano. I truffatori, in realtà, ottenuto il pagamento della somma necessaria all'acquisto del metallo prezioso per circa 300.000 euro, l'avrebbero trasferita sui conti di 2 società loro riconducibili. L'arresto è stato eseguito agli inizi di quest'anno anche nei confronti dell'ex compagno della donna che, nel tentativo di sottrarsi alle accuse, si era rifugiato in Spagna, dove si trova attualmente detenuto. È stata condannata a 14 anni di carcere con il rito abbreviato Rosalia Messina Denaro, sorella del boss castelvetranese Matteo Messina Denaro, accusata di associazione mafiosa aggravata e ricettazione. La donna, secondo gli inquirenti, avrebbe fornito la latitanza del capomafia castelvetranese gestendo la trasmissione dei pizzini con i quali il boss dava istruzioni e gestendo anche la cassa della famiglia. La donna venne arrestata poche settimane dopo la cattura del latitante castelvetranese morto nel settembre del 2023 a causa di una malattia.
La spiaggia di San Vito Lo Capo è stata pulita da attrezzature abbandonate, tra cui asciugamani, ombrelloni, gonfiabili di varia natura. L'operazione di pulizia è stata eseguita da militari della Guardia Costiera di Trapani, Carabinieri e Polizia Municipale di San Vito Lo Capo. Tutte le attrezzature abbandonate, lasciate incustodite sulla spiaggia, sono state immediatamente rimosse per liberare il tratto di costa e renderlo nuovamente fruibile a tutti. I bagnanti. Termina qui TG Vallo prima pagina. Ci vediamo tra qualche minuto con TG Vallo News. Benvenuti al TG Vallo News. Si è insediata nei locali del DASOE all'Assessorato regionale della Salute la nuova commissione regionale per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. La commissione, che è stata ricostituita con decreto assessoriale del 14 marzo scorso, oltre a stilare e aggiornare l'elenco regionale dei soggetti formatori e abilitati, verifica il mantenimento dei requisiti previsti. L'insediamento della Commissione cade in un particolare momento in cui è elevatissima l'attenzione sui rischi e gli infortuni nell'ambito del lavoro, ha sottolineato il dirigente generale del DASO, Salvatore Requirez. Ritorna ufficialmente in Consiglio Comunale a Mazara il gruppo Partecipazione Politica. Il gruppo risulta composto da Pietro Ferro, Paola Galluffo, Arianna D'Alfio, la quale è stata nominata capogruppo. Vice capogruppo è stato nominato invece Pietro Ferro. In seguito alle recenti elezioni amministrative, il gruppo Partecipazione Politica si impegna ad appoggiare fermamente le idee di crescita, sviluppo e partecipazione attiva della comunità. L'obiettivo primario è lavorare in modo coeso e determinato per il benessere e il progresso della città di Mazara del Vallo, scrivono i tre consiglieri comunali in una nota. L'ex consigliere comunale del Partito Democratico di Mazara, Giuseppe Palermo, si è dimesso dalla carica di segretario locale del partito in città. La recente sconfitta elettorale è stata un colpo duro, ho sentito profondamente le difficoltà nella costituzione della lista, i conflitti interni e il mancato utilizzo del nostro simbolo, simbolo di una storia e di una lotta che ci appartiene, scrive in una nota Palermo. Sono e rimango un uomo di centrosinistra, fermamente convinto dei valori del nostro partito, ma oggi per permettere al PD di risorgere e rigenerarsi è indispensabile un cambiamento. È il momento di avviare una nuova fase costituente che dia spazio soprattutto ai giovani delusi dalla mancanza di una rappresentanza forte e coesa, scrive ancora Giuseppe Palermo. Il Consiglio Comunale di Marsala, riunitosi ieri, ha approvato 15 delibere di riconoscimento di debiti fuori bilancio. Subito dopo è stata avviata la trattazione del documento unico di programmazione. Nel dibattito sono intervenuti diversi consiglieri ed esponenti della Giunta Lilibetane. I lavori proseguiranno martedì prossimo, 16 luglio, con la seduta fissata per le ore 10:30. L'antico organo della chiesa di San Michele a Mazara è tornato a suonare ieri in occasione della solennità di San Benedetto Abate. È stato presentato il restauro. Sentiamo. Oggi è solennità di San Benedetto, ci ritroviamo qui nel monastero delle Monache per accogliere e raccogliere la testimonianza di San Benedetto, padre del monachesimo, ma testimone del Vangelo, che sfida anche questo nostro tempo. La sua testimonianza è attuale. Oggi gioiamo perché viene restituito l'organo, per il suo servizio di lode, perché possano accompagnare le celebrazioni liturgiche in questo monastero.
oltre alla parte, diciamo, strumentale, è stata restaurata anche la casalinga con un successivo finanziamento. Infatti durante il restauro della parte strumentale ci siamo accorti che la casalinga aveva bisogno di un intervento di restauro. Così è stato approntato un altro progetto che è stato finanziato dal Ministero e i lavori sono stati affidati a una ditta della provincia di Agrigento, la dottoressa Guarisco. L'organo risale al 1734 dalle iscrizioni che abbiamo trovato dentro. Sicuramente l'abbiamo trovato in condizioni pessime, era, cioè, in maniera disastrosa. Il restauro è stato un po' complesso perché, vista l'età e proprio lo stato di conservazione, ci ha portato, diciamo, a delle lavorazioni un po' particolari. Adesso comunque lo strumento è ritornato al suo massimo splendore e i lavori sono durati circa 2 anni. Lo strumento nasce come organo gestatorio, di fatto è uno strumento che veniva portato processionalmente su due travi, montato su due travi, come oggi si fa con le statue dei santi. Poi in una fase, sicuramente nel XVIII secolo, è stato collocato in chiesa e quindi riadattato per essere un organo fisso. È molto importante perché ha mantenuto perfettamente le sonorità settecentesche, per cui da un certo punto di vista è molto bello, perché noi possiamo realmente sentire le autentiche sonorità settecentesche. Di contro siamo però obbligati a suonare esclusivamente quel repertorio, perché altrimenti lo strumento non regge un altro genere. Termina qui TG Vallo News, ci vediamo tra qualche minuto con TG Vallo terza pagina. Benvenuti al TG Vallo, terza pagina. È stato siglato ieri tra il prefetto di Trapani, Daniela Lupo, e il sindaco di Castellammare del Golfo, Giuseppe Fausto, un protocollo di intesa finalizzato alla prevenzione e al contrasto dell'abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti. Il protocollo di intesa fa seguito all'approvazione del progetto presentato al Comune Castellammarese nell'ambito dell'iniziativa del Ministero dell'Interno denominata Spiagge Sicure Estate 2024, che ha ricevuto il parere favorevole del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Il progetto presentato al Comune di Castellammare prevede, tra le altre cose, prestazioni di lavoro straordinario da parte di agenti della Polizia Locale con funzione di prevenzione e contrasto del commercio abusivo e della vendita di prodotti contraffatti, l'implementazione di sistemi di videosorveglianza mobile, la realizzazione di una campagna informativa volta ad accrescere tra i consumatori la consapevolezza dei danni derivanti sia dall'acquisto di prodotti contraffatti sia dall'abusivismo commerciale. Si è svolta ieri presso la caserma Luigi Giannettino di Trapani la cerimonia di avvicendamento al comando del 6° Reggimento Bersaglieri dell'Esercito tra il colonnello Michelangelo Genchi e il parigrado Roberto Nunziante. Alla cerimonia ha presieduto il comandante della Brigata Meccanizzata Aosta, generale di Brigata Maurizio Taffuri, erano presenti le massime autorità militari, civili, religiose e associazioni. Il colonnello Genchi lascia dopo un intenso periodo durante il quale il reggimento è stato impiegato alla guida del raggruppamento Sicilia nell'ambito dell'operazione Strade Sicure e in Bulgaria per garantire il rafforzamento del fianco sudorientale della NATO. Il colonnello Roberto Nunziante, proveniente dalla scuola sottufficiale di Viterbo, da oggi assume anche il comando del raggruppamento Sicilia.
Con un avviso pubblicato nell'Alpo Pretorio online, il Comune di Mazara ha reso noto l'attivazione dei servizi all'infanzia, micronido, spazi gioco e sezioni primavera per l'anno scolastico 2024-2025. Posti disponibili sono suddivisi tra strutture comunali, 51 posti disponibili suddivisi tra micronido a Santa Gemma, micronido al Poggio Reale, spazio gioco Poggio Reale. Poi le strutture private convenzionate, 68 posti disponibili suddivisi tra le 12 strutture private convenzionate. Le domande di ammissione devono essere presentate al Comune Mazarese entro il 5 agosto. Si è concluso ieri il periodo di tirocinio tecnico operativo dei 6 ispettori antincendio del 15° corso. Il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Antonino Galfo, assieme ai funzionari tecnici e al personale operativo di servizio, ha voluto porgere il suo saluto ai giovani ispettori antincendi trapanesi che hanno seguito con grande entusiasmo il periodo di affiaccamento ai colleghi anziani del comando provinciale, acquisendo una serie di consigli e competenze nei settori del soccorso tecnico, nella prevenzione e nella vigilanza antincendio. Il 18 luglio si svolgerà la cerimonia del giuramento. Con questa nota è tutto, vi lascio alla programmazione in onda sui nostri canali. Grazie per averci seguito, arrivederci.